Il mercato della Virtus Lanciano entra nel vivo con ufficialità ormai in dirittura d'arrivo. Quasi fatta per il milanista Otter, la società continua a guardare in particolare alle formazioni primavera di squadre di Serie A, seguendo una linea verde motivata dai costi contenuti. All'Inter è stato chiesto l'austriaco classe 1993 Lukas Spendlofer, protagonista nella primavera dei neroazzurri, centrocampista di cui si parla un gran bene. Il DS Leone stringe i tempi anche per Radoslav Kirilov, esterno offensivo classe 92 di proprietà del Chievo. La Virtus ha ufficialmente richiesto al Brescia il rinnovo del prestito di Fabrizio Paghera, centrocampisti tra gli artefici della cavalcata in Lega Pro dei lancianesi. Il tecnico Carmine Gautieri ha infatti espressamente richiesto alla società di riportare a Lanciano il mediano e dalle rondinelle traspare disponibilità a trattare, se ne riparlerà comunque nei prossimi giorni. Sempre in piedi le trattative per Mauro Bollino, attaccante provenienza Palermo, tra i pali si parla di Pinsoglio col rinnovo comunque del contratto ad Aridità già in questa settimana. Radiomercato riferisce anche dell'interessamento per il capitano dell'Avellino Millesi, quest'anno in grande spolvero, uomo di esperienza. Decine comunque le trattative intavolate dalla dirigenza. Già domani potrebbero arrivare le prime firme.